Mentre la Chiesa celtica manteneva la fede apostolica pura nelle isole britanniche, evangelizzandole allo stesso tempo, i valdesi fecero lo stesso nel nord dell'Italia. La parola valdesi significa gente delle valli. Originariamente in italiano erano vallesi. Furono tradotti in francese come vaudois, ma nel XIII secolo la V divenne una V doppia e una delle L divenne una D, da cui deriva il nome valdesi di oggi. I valdesi non si consideravano riformatori, non pensavano di aver bisogno di separarsi da Roma, perché dicevano di non avervi mai appartenuto. Dicevano di far parte della fede apostolica e le loro origini risalivano ai primi secoli. Infatti, se guardiamo alla storia dei valdesi, per varie centinaia di secoli, se non millenni, possiamo vedere che erano già al lavoro nei primi secoli. Nel IV secolo con Vigilantius, li troviamo nel VII, VIII e IX secolo. Alcune persone dicono che il primo valdese fu Peter Waldo, nel VII secolo. Ma questa non è davvero una ricostruzione accurata. È vero che Peter Waldo fu mercante di Lyon. Vendette tutti i suoi beni e dedicò la sua vita alla predicazione del Vangelo. Non fu il primo valdese e le loro radici vanno ben più indietro di lui. In realtà, uno dei primi nomi dei valdesi fu Insabbati, mostrando chiaramente che i valdesi osservavano il sabato, visto che il loro nome derivava proprio dal giorno che celebravano. Mentre i valdesi si diffondevano nei primi secoli, anche la Chiesa Cattolica Romana si stava formando. Entrambi vedevano i pagani attorno a loro come un campo di missione. Ma mentre la Chiesa Cattolica Romana usò il potere della legge, la spada e le alleanze politiche per convincere le persone, i valdesi si affidarono alla forza della parola di Dio. Quando guardate le magnifiche montagne che ci circondano, non potete fare a meno di vedere che Dio diede un luogo sicuro al suo popolo. Ai valdesi fu affidato il compito di portare la luce ai protestanti dell'epoca moderna, penetrando l'oscurità con la vera dottrina della Bibbia. In realtà, essi continuarono più a lungo di qualsiasi altro gruppo la lotta per preservare la Bibbia e il cristianesimo primitivo. Nei prossimi episodi vedremo le grotte in cui si nascondevano e dove si incontravano per pregare. Vedremo i luoghi in cui formavano i giovani su come studiare la Bibbia e diventare missionari. Ci arrampicheremo sulle montagne e vedremo i dirupi da cui furono uccisi all'epoca delle persecuzioni. In realtà, i valdesi sono per noi oggi un gruppo di persone che credette nella Bibbia, un gruppo di persone che credette nel servizio missionario. Sono un elemento fondamentale della nostra eredità spirituale di oggi.